una volta è stato chiesto a Padre Candido nel corso di un'intervista: lei non si sente sola? Non si sente solo? Cosa c'è nel suo animo quando esorcizza? E lui ha risposto con naturalezza: è come quando celebro la messa, anche se sono due cose diverse, ma la disposizione interiore è la stessa. Sto compiendo un ministero legato alla mia persona, al mio sacerdozio, legato al comando di Gesù, cacciati i demoni. È un'azione della Chiesa, che è Chiesa militante, non è un'azione mia personale, basta. Ecco, da qui sorge uno sforzo per noi esorcisti, riparlare della Chiesa, e non solo per noi esorcisti, per tutti i parroci, per tutti i sacerdoti, per tutti quelli che fanno apostolato, per i catechisti, fare amare la Chiesa, far capire poi che chi viene da noi non cerca un uomo fornito di chissà quali poteri taumaturgici, ma avvicina un ministro di Dio che ha dalla Chiesa l'incarico di esercitare un ministero particolare, che poi Gesù, notate bene, l'esorcistato è stato istituito nel IV secolo dalla Chiesa, è un'istituzione ecclesiastica, non l'ha istituito Gesù Cristo. Gesù Cristo ha dato questo potere immenso, Vangelo di Marco 16:17, coloro che credono in me, nel mio nome cacceranno demoni, vuol dire che l'esorcismo è una preghiera ufficiale che coinvolge l'autorità della Chiesa, ma tutti possono fare, le chiamiamo preghiere di liberazione. E voi sapete questo grande movimento, forse il più grande sorto dopo il Concilio, il rinnovamento carismatico cattolico, dove fanno preghiere di guarigione e liberazione e ottengono effetto, certo, quando c'è molta fede, molta fede. Gesù richiede per liberare dal demonio fede, preghiera, digiuno, ecco cosa richiede. E uno può liberarsi anche da solo. È successo un caso di un giovanotto che si è liberato da solo, poi mi ha contato tutta la storia, mi dispiace di non averlo scritto e di non avere preso il suo nome. Tanta preghiera, tanto digiuno e con tanta fede, non ha avuto bisogno di esorcismi, si è liberato da solo. Oh, vorrei aggiungere qualcosa sui segni di liberazione. I segni di liberazione, intanto, alle volte si nota già un progressivo miglioramento, e allora vuol dire i disturbi si stanno attenuando, vuol dire che si va verso la liberazione. Altre volte il demonio che dà delle date, quando uscirai, gli chiedo, il tal giorno, a tal ora, poi non è niente vero, il demonio è bugiardo. Altri segni, dalle stesse parole del demonio, quando dice ad esempio: tu mi uccidi, muoio, mi hai vinto, sono parole di sconfitta, anche se non c'è subito la liberazione. Oppure quando chiede aiuto, varie volte il demonio si sente così indebolito durante gli esorcismi che invoca l'aiuto di altri demoni, che altri demoni arrivino, e vi assicuro che non è mai capitato che siano arrivati degli aiuti, no? Una persona ha quel certo numero di demoni, o quel demonio, quel certo numero, basta, non aumentano, semmai calano, fanno via. Quando te ne vai? Presto, vabbè, è una parola generica che molte volte richiede ancora molto tempo. Poi segni abbastanza comuni della liberazione, alle volte un pianto dirotto, alle volte una perdita totale di forze. Uno si abbandona sulla sedia, sul letto, sulla poltrona, completamente senza forze. È un segno di liberazione, può essere perlomeno un segno di liberazione, alle volte è un urlo. Ci sono tanti modi, ma non è neppure necessario. Ecco, giunto a questo punto, io passo in questo capitolo, ho tre testimonianze che sono veramente belle tutte e tre, ma mi fermo su una che
è veramente caratteristica, anche perché l'ho vissuta in prima persona, insieme a Padre Candido, che l'ha vissuta molto più di me, e perché tocca un uomo di cui possiamo dare il nome, le date, eccetera, che era molto conosciuto, si chiama Angelo Battisti, è ancora noto negli ambienti vaticani e soprattutto negli ambienti della Casa Sollievo della Sofferenza. Lui lavorava in segreteria di Stato, in un posto di grande responsabilità, poi è stato l'amministratore e il primo presidente della Casa Sollievo della Sofferenza, fondata da Padre Pio, di cui era intimo e devoto amico, Ecco, Angelo Battisti, teniamo anche presente di qual era il suo ritmo di preghiera. Messa tutti i giorni, pregava molto, quando non si poteva neanche bere un goccio d'acqua dopo la mezzanotte, gli capitava molte volte che il lavoro d'ufficio lo tratteneva in Vaticano oltre la mezzanotte e lui stava senza cena per potersi comunicare il giorno dopo. Un uomo di grandissima preghiera, veramente un sant'uomo. San Giovanni Rotondo lo chiamano ancora Angelino, come lo chiamavano sempre, molte volte nel giornale di Padre Pio è uscito tra i primi, specie tra coloro che si sono occupati prima di tutti della Casa Sollievo della Sofferenza, è uscita la sua fotografia, molte volte. Beh, ecco, è forse il caso più difficile che ho conosciuto e a cui ho partecipato. Difficilissimo come diagnosi, difficilissimo come cura, a motivo di quasi totale assenza di sintomi, per cui credo che solo un esorcista della grande esperienza di Padre Candido sia stato in grado per primo di capirci qualcosa, di capire che lì c'era una possessione diabolica. Vedete, anche se poi il Signore, nonostante le lunghe preghiere, i lunghi esorcismi di Padre Candido, di un altro esorcista e anche miei, ha dato a un altro sacerdote toscano la soddisfazione di liberarlo, perché il Signore fa come vuole. Il Calvario di Angelo Battisti è incominciato nell'81, subito dopo che si è messo in pensione per raggiunti limiti di età. Lui, che era sempre stato così fedele alla Chiesa, alla pratica, niente, a un certo punto, fin da ragazzo, sempre fedelissimo alla preghiera, ai sacramenti, alla messa, sempre. Tutto è incominciato con una strana avversione a lavarsi e a uscire. Lui, che era sempre attivissimo, passava le giornate dal letto alla poltrona, non voleva mangiare e neppure accettava di recarsi in sala da pranzo. La moglie, per accontentarlo, gli apparecchiava un tavolo in salotto. Se venivano amici a trovarlo, anche gli amici più cari, non si presentava neppure, se ne restava chiuso in camera da letto, dove stava o seduto, non sentiva la radio, non vedeva la televisione, e non accettava più, per nessun motivo non accettava più di andare in chiesa. Ecco, pensate, uno come lui, che era vissuto fino allora con un'attività oltre il normale, grandissima, dotato di intelligenza quanto mai acuta, di una straordinaria forza di volontà, per soli meriti personali si era costruita una splendida carriera, era stimatissimo anche per la sua onestà, per le sue virtù in generale, ecco,
amava molto la compagnia ed era per tutti un grande piacere conversare con lui, e ricordo anche con me piacevolissima la sua conversazione dopo l'esortismo. Educato a una fede profonda, come vi dicevo. Ebbene, verso la moglie poi era sempre affettuosissimo, pieno di rispetto, di premure. Quando poi lui è morto, io ho continuato per parecchi anni ad andare a trovare la moglie. Mi riceveva tanto volentieri, le davo benedizioni, parlavamo. Ecco, da questo quadro si capisce come la radicale, incompressibile cambiamento improvviso. Pensate che era giunto al punto di non alzarsi più dal letto, di non mangiare più. Si riusciva a fargli bere una tazza di tè e a fargli mangiare una fetta di ananas due volte alla settimana. E dal suo letto di dolore gridava, si lamentava, abbracciato a una piccola statua di San Michele Arcangelo, aiutami tu, non ce la faccio più, oppure esclamava con forza, va via, mascalzone, lasciami in pace, ti sputa addosso, e sputava, veramente sputava verso questa persona che vedeva lui, sputava con tutte le sue forze. Non sto a dire la lunga fila di neurologi che si sono succeduti nel tentativo di curarlo, le medicine di tutti i tipi, specie psicofarmaci, tranquillanti, che ottenevano solo l'effetto di intontirlo, di lasciarlo senza forze. Se cercava di alzarsi dal letto era giunto al punto che cadeva per terra, la moglie doveva rialzarlo quasi di peso, aiutarlo molto perché riuscisse a rialzarsi, da solo non ci riusciva. Una mattina, mentre ripeteva i suoi lamenti, va via, abbracciato la statuetta di San Michele, era presente anche un suo amico del cuore, un medico, pure lui cattolico fervente, si conoscevano fin da ragazzi. Sto medico osservava la scena, stando ai piedi del letto, accanto alla moglie, e hanno incominciato a dirsi tra loro due, e se avesse ragione lui, e quando dice lasciami in pace ti sputa addosso, se ci fosse veramente una presenza dentro di lui. Subito quel medico, che conosceva di fama Padre Candido, andava a chiamare Padre Candido, l'ha portato lì, e Padre Candido ha incominciato ad esorcizzarlo. Da notare, durante l'esorcismo stava seduto anche con me, la stessa cosa, stava seduto in poltrona, quasi sempre con gli occhi chiusi, tranquillissimo, senza mai dire una parola durante tutta la preghiera. Noi parlavamo contro il demonio, vattene nel nome di Cristo, mai nessuna reazione del demonio durante gli esorcismi, mai, le reazioni le aveva dopo per conto suo. Dopo l'esorcismo c'era un colloquio affabile col sacerdote. Con me poi, come potete immaginare, sono stato per 28 anni da Padre Pio, e quindi parlavamo soprattutto di Padre Pio, degli avvenimenti là, della casa sollievo della sofferenza, simpaticissimo. E gli si dava la comunione, per cui il vantaggio almeno, andando a dargli l'esorcismo, il vantaggio almeno di potergli dare la comunione è un vantaggio che c'era. Si provò a chiamare un altro esorcista, amico di Padre Candido, tutto si svolgeva come con Padre Candido e con me, grande calma, comunione devota, conversazione finale e nessun cambiamento. Poi quando l'esorcista usciva, Angelo diventava furibondo e si volgeva alla moglie. Hai chiamato l'esorcista? Ora vedrai che cosa ti succede.
e a quella povera donna ne sono capitate di tutti i colori, una volta è caduta fratturandosi il naso, un'altra volta è caduta su una lamiera di ferro facendosi un taglio vicino all'occhio che fu salvo per miracolo, un'altra volta si ruppe una caviglia, un giorno scesa di macchina sentì uno spintone proprio dato dal demonio, che quasi la buttò sotto un'altra macchina che passava. Ci guadagnò un colpo alla spalla che ha continuato a dolerle per tutto il resto della vita. In seguito, questo altro esorcista che padre Candido aveva interessato, si ammalò, non poté più andare e allora tornò quando poté a padre Candido, ma ormai era vecchio, e anch'io. La moglie venne a conoscenza di un sacerdote in Toscana che era esorcista e aveva particolari doti di guaritore. Cosa strana, Angelo accettò di andare da lui perché sentiva un così forte mal di gola che temeva si trattasse di un cancro, e allora sentire che c'era un sacerdote guaritore accettò di andarci. Come il sacerdote lo vide, disse subito: ma che cancro, questa è solo opera del demonio, stai qui un mese e potrò fare qualche cosa per te. Ma Angelo, a stento, in questo paesetto in provincia di Arezzo, resistette per 8 giorni, poi tornò a casa, di nuovo disperazione, di nuovo i soliti tormenti. La moglie, disperata, tornò da quel sacerdote che la confortò: stai tranquillo, lo porti pure a casa, lo tenga pure a casa, vedrà che dovrà ritornare da me, lei non gli dica nulla, ma dovrà tornare da me. Si sentiva sicuro questo sacerdote, era il Signore che lo rendeva sicuro. La moglie cercava di convincere il marito a tornare da quel sacerdote in Toscana, ma Angelo rifiutava decisamente. Non potendone più, la moglie tornò da sola da quel sacerdote, e quel sacerdote le ha detto: stia tranquilla, questa volta glielo dica, gli dica che io l'aspetto qui per un mese e vedrà che lui viene. Quando la moglie riferì ad Angelo le parole di questo sacerdote, Angelo di colpo divenne di nuovo pieno di forza: preparami la valigia, parto subito. Sembrava diventato un altro, era diventato di nuovo pieno di energie. Partì e si fermò da solo per un mese nell'alberghetto di quel paese. Notate anche una particolarità: non siamo mai riusciti a capire se durante questo mese lui sia andato in chiesa e abbia incontrato questo sacerdote o non l'abbia incontrato, tanto che padre Candido ha avuto il dubbio, dice: può darsi che questo sacerdote sia andato in strada davanti alla finestra della sua camera in questo alberghetto e gli abbia fatto delle preghiere di esorcismo dalla strada. Può darsi, non l'abbiamo mai saputo. Guardate, è durato 7 anni questo supplizio, dal 1981 al 1988. Poi, quando dopo un mese Angelo è tornato a casa sua, era quello di prima, affettuosissimo con la moglie, affabile, pieno di dinamismo, chiesa, comunione, preghiere, era tornato quello di prima. E ha detto alla moglie soltanto questa frase: lo sai, quello là non c'è più, il diavolo. Prima non mi dava pace, ce l'aveva proprio. Trascorse sereno le settimane di vita che gli sono rimaste, col sorriso sul labbro tornò alla casa del padre. Ecco, è un caso il più difficile che ho avuto nella mia vita,
non lo nascondo, anche perché l'ho seguito sotto la guida e l'appoggio totale di Padre Candido. E ne ho discusso tante volte con Padre Candido, anche perché un'altra volta ho poi avuto un caso simile e non avevo più Padre Candido. E gli ho detto, soprattutto mi interessavano alcune difficoltà. Prima, come aveva fatto lei, Padre Candido, a intuire che si trattava di una possessione diabolica, quando non c'era nessun sintomo? E anche negli esorcismi che si facevano con più impegno, con più forza, ma che non c'era la minima reazione, rimaneva calmo, con gli occhi chiusi, tranquillo, il demonio non dava nessun segno di presenza. Guardate, non c'è dubbio che Padre Candido ha saputo valutare, alla luce della sua grandissima esperienza, i vari elementi emersi, il cambiamento repentino da una vita di fede a una vita lontana dalla Chiesa, dai sacramenti, da tutto, dagli amici, da tutto, da una vita attivissima e più che normale a questa mantenersi chiusi in camera, a letto, non mangiare. Ha tenuto conto di questi fatti, questo improvviso cambiamento. Ha guardato gli esami clinici e non ha trovato niente che potesse suggerire un male di carattere psichico, niente. Aggiungo poi, questo è un parere mio, lo aggiungo per la conoscenza e l'amore che avevo a Padre Candido, ma anche perché l'ho sperimentato più di una volta. Padre Candido aveva acquistato un certo fiuto che pareva che la presenza del demonio, quando c'era, lui l'avvertisse, anche senza bisogno di sintomi. Queste considerazioni mi hanno fatto capire perché Padre Candido è stato l'unico, il primo, che ha capito qui c'è veramente una presenza del demonio, una presenza del demonio. Ho cercato anche di capire, ma qual è stato il movente del demonio? Quali sono state le cause iniziali dei disturbi? Forse che Angelo Battisti abbia commesso qualche errore, non so, spiritismo, visite di maghi o simili? No, niente di tutto questo. La causa più probabile, guardate, ci metterei la mano sul fuoco, è stata una vendetta di Satana per l'immenso bene che Angelo aveva fatto durante tutta la sua vita, fino all'iniziamento, e permessa da Dio questa sofferenza di 7 anni per purificarlo completamente e prepararlo al grande incontro, come sarà stato bello immediatamente dopo la morte, l'abbraccio col Signore, come il Signore lo ha maturato attraverso la sofferenza, lo ha purificato completamente. Come mai poi, dicevo ancora Padre Candido, lei con tanti esorcismi, e anch'io, e quell'altro esorcista, non ci abbiamo cavato quasi niente. E quest'altro esorcista toscano, bello e fresco e vario, ha detto tutte le volte parole che incidevano. Stai tranquillo, la prima volta tornerà da me. Prima, se resta qui un mese ti aiuterò. No, non ci ha resistito. Un paesetto piccolo, c'è rimasto solo 8 giorni. No. Poi, tornerà quando la moglie va disperata, non vuole tornare. Adesso diglielo e tornerà da me per un mese. Digli, lo aspetti per un mese. E lui ha subito ubbidito, subito cambiato.
e vi dico anche chi è stato questo esorcista carismatico che ha ottenuto la liberazione straordinaria di Angelo Battisti. Si chiamava Angelo Fantoni, parroco di Monte San Savino in provincia di Arezzo, morto in concetto di santità, e non so se verrà introdotta la sua causa, perché di fatti straordinari di guarigioni e di liberazioni la sua vita ne ha veramente tanti. Sia lodato Gesù Cristo.